Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale sulla riflessione delle cose che hanno occupato le pagine dei giornali e della vita politica di questi 15 giorni. Un argomento che ha tenuto banco ultimamente, soprattutto con il nuovo governo Lega e Movimento 5 Stelle, è il fatto degli immigrati. Immigrati e la diatriba tra le ONG che recuperano i migranti nelle acque del Mediterraneo. Allora, qualcuno di noi gli stanno anche simpatiche queste organizzazioni, soprattutto io vorrei dire che la mia riflessione non è di buonismo, in politica non esiste il buonismo, ma ci sono rapporti economici che si scontrano. E ne valutiamo un attimo la situazione. Nell'epoca che viviamo attuale, nell'epoca dell'imperialismo, qualsiasi attività è sottomessa alla logica che vuole il capitale, cioè che tutto sia trasformato in valore. E questo vale anche per le ONG, che ci possono essere, come dicevo prima, più o meno simpatiche o antipatiche, dipende dalla situazione. Queste ONG che sono presenti soprattutto nei scenari di guerra e in tutte quelle situazioni al limite dove gli stati non riescono a dare quella sufficiente garanzia ai propri cittadini. Io ho avuto un'esperienza personale con un amico che è andato a portare degli aiuti in Bosnia, e poi mi rifletteva, diceva questo, che gli aiuti internazionali permettevano che la popolazione potesse, fra virgolette, sopravvivere, no? Mentre i propri stati raccoglievano attraverso tasse, attraverso l'eliminazione di qualsiasi aiuto alle popolazioni, i soldi per continuare la guerra. E quindi ritorniamo alle nostre ONG. La sigla ONG è stata stabilita a livello internazionale per definire tutte quelle organizzazioni che sono private e non profit, il cui statuto le indica come enti di sussistenza e beneficenza. Tali enti dovrebbero intervenire quando le popolazioni soffrono la fame o la guerra, ma nella maggior parte dei casi raccolgono fonti per la sopravvivenza delle loro stesse strutture. Perché qualsiasi ONG, anche il semplice fatto di mantenere una nave o degli ospedali in giro per il mondo, questi ospedali hanno bisogno che siano mantenute le loro strutture. Quindi una parte di aiuti vanno per le strutture e quello che resta poi effettivamente in aiuto. Nelle situazioni che vediamo, come in Siria, in Yemen, in Iraq, ma adesso si parlava del Sud Sudan, i finanziamenti internazionali passano direttamente dal Fondo Monetario Internazionale alle ONG, bypassando, cioè non facendoli transitare, le autorità statali. Col diffondersi dell'attuale guerra civile globale, questo tipo di organizzazioni che gestiscono anche immensi campi profughi sparsi per il pianeta non può che aumentare. E anche la beneficenza è funzionale alla perpetuazione del sistema. Si pensi, io grazie all'aiuto anche dei compagni di NP1 che fanno i loro rapporti delle riunioni ogni settimana, e chi vuole
a partecipare, si collega al sito attraverso Skype, si può partecipare a queste telereunioni. E quindi dicevo, mi hanno dato questa indicazione, come Marx ed Engels scrivono sul libro La Sacra Famiglia, oppure ovvero Critica della Critica Critica, negli Editori Riuniti, Roma 1967, questo è il libro. Perché sempre Marx? Marx perché è il più profondo, Engels sono i più profondi conoscitori di questo sistema capitalistico, di come funziona, delle proprie delle contraddizioni di questo sistema, e danno delle indicazioni per il superamento di queste contraddizioni. Ma comunque, tornando al fatto della miseria, no? La beneficenza è funzionale a questo sistema. Marx ed Engels, per un intero capitolo della Sacra Famiglia, sezionano via via tutte le ipocrisie umanitarie, le illusioni borghesi, le insulsaggini socialisteggianti contenute nel romanzo di Eugène Sue, I misteri di Parigi. Nel romanzo, faccio un breve riassunto, il maître d'école è un delinquente di forza fisica erculea e di grande energia spirituale. È un uomo originariamente colto e istruito che diventa assassino e si abbandona a tutti i disordini di un temperamento violento. Rodolfo, che poi lo sentirete nella citazione, principe di Gerolstein, l'eroe che nel romanzo incarna la figura del persecutore del male, del giustiziere, del salvatore, un po' tipo supereroe di adesso si potrebbe dire, e consolatore dei buoni, ha catturato questo delinquente e, animato dall'ambizione di essere il più grande penalista, fa accecare il maître d'école del medico negro David. Quindi adesso entriamo nella citazione. La citazione è questa, dice: la miseria è sfruttata coscientemente per procurare al benefattore, il piccante del romanzo della pagamento della curiosità venuta a travestimenti, godimenti della propria eccellenza, eccitazioni nervose simili. Con ciò Rodolfo, quello che dicevo prima, cioè il supereroe, ha espresso inconsapevolmente il mistero da lungo tempo svelato, che la stessa miseria umana, che l'infinita abiezione, cioè bassezza morale, la quale deve necessariamente ricevere l'elemosina, deve necessariamente servire all'aristocrazia del denaro e della cultura come gioco, come appagamento del proprio egoismo, come solletico della propria arroganza, come divertimento. Le molte associazioni tedesche di beneficenza, le molte società di beneficenza francesi, le numerose donchisciotterie benefiche in Inghilterra, i concerti, i balli, gli spettacoli, i pasti per i poveri, perfino le sottoscrizioni pubbliche per infortunati, non hanno altro significato. Cioè, di far sentire, no, questa... di essere anche l'intellettuale, un po' quello che dicevo prima, no? Il buonismo che abbiamo noi, magari chi ha un lavoro non precario, ma magari ha quei 5-10, ma soprattutto le classi medie che hanno dei soldi, no? Quindi si mettono a posto la coscienza donando, no, a queste ONG o ai poveri, no, del denaro, e quindi sono a posto con la coscienza. Quindi queste cose sono già state analizzate da molto tempo, ma anziché questi che fanno beneficenza dire hai bisogno di mangiare immediatamente, ti do una mano, ma guarda che stiamo lottando contro gli effetti di un sistema che procura i poveri, che crea poveri, che procura disagi, che crea stragi perché
gli oligarchi devono avere il monopolio delle vie dell'energia e tutte queste cose qua. Quindi per il superamento dobbiamo far sì che questi spariscano da questo sistema. Quindi è già prevista, no, questa cosa è stata analizzata tanti anni fa. Quindi queste sono le ONG, anche se vengono dire, spinte dalla voglia di sistemare un po' le nefandezze che vengono fatte, create da questo sistema. Altro punto di cui se ne è parlato nei giornali era quello che è successo con l'uccisione del sindacalista del Soumaya Sacko nelle campagne lì di Reggio Calabria. E viene ucciso questo bracciante, che poi era un sindacalista del USB. Perché era stato trovato a, fra virgolette, rubare in una fabbrica da molto tempo abbandonata delle lamiere per crearsi o dare una mano a un amico per crearsi un ripostiglio, un riparo dalle intemperie, no? E questi lavoratori poi si scopre in Italia, poi succede, ma sempre così, no? Quindi poi il buonismo che abbiamo detto prima appare nelle interviste, in televisione, nei giornali che fa notizia, no? Poi stop la notizia, poi fra l'altro fa comprare i giornali, fa sì quindi che la notizia è anche lei fonte di profitto per chi ha il monopolio o detiene i giornali o li tiene l'informazione. Bene, questo ha portato poi a una grossa manifestazione che si era tenuta a Roma, dove si gridava prima gli sfruttati, siamo esseri umani e non bestie, no? Anche qua, e non animali, scusate. Allora, tutto questo ha fatto sì che si creasse un pool, no? Il famoso tavolo delle trattative. Qui sono tavoli da tutte le parti. E i tavoli sul tavolo normalmente si mangia. E comunque, dopo l'omicidio, quindi di Soumaya Sacko, la prefettura ha aperto un tavolo tecnico che riunisce i vari organismi di controllo operanti sul territorio, dalla Caritas diocesana ad Emergency, passando naturalmente per le forze d'ordine. Sono tutti d'accordo nel voler smantellare le tendopoli per dare via a una zona economico speciale dotata di container e servizi igienici, cioè in pratica dei lager un po' più umani, insomma. Attenzione però, il prefetto ha inoltre istituito un tavolo per rimanere permanente per i lavoratori stagionali, composto dai rappresentanti della Regione Calabria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USB, delle organizzazioni datoriali di categoria, la Coldiretti, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la CIA, la Copagri, dalla Commissione Straordinaria del Governo per l'area di San Ferdinando, dai sindaci dei comuni di San Ferdinando e Rosano, dai commissari straordinari Gioia Tauro, dal dirigente dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, dal dirigente del Centro per l'Impiego, dal presidente dell'ANCI, dal referente di Libera. In pratica è un tavolo enorme, no? Cosa serve questo tavolo, no? Per tenere i braccianti africani, no? Che si sono ribellati, vanno tenuti a bada. E dopo, quando è accaduto, si dispiega appieno quel mostro sociale corporativo composto da una parte dalle forze dell'ordine e dalle istituzioni e dall'altra dalle organizzazioni sindacali e delle associazioni umanitarie e di categoria che si muovono nell'ottica del dialogo fra gli ipersfruttati e loro che parlano sul tavolo.
Perché fondamentalmente per tutte queste persone hanno la bramosia del tavolo, sono riconosciute nel tavolo, possono dire loro nel tavolo, in pratica, come dicevo prima, sul tavolo si mangia, anche sul tavolo, sulle trattative, sulla pelle di chi poi ci mantiene, perché effettivamente a 2 o 3 euro all'ora per riempire casse di verdura o di frutta che poi troviamo sulla nostra tavola, no? E questi lavorano per noi, insomma. Il fatto che sia sparato e ucciso per il furto di una lamiera in una fabbrica abbandonata dimostra il livello di barbarie raggiunto. I cartelli alzati dai braccianti mentre sfilavano per le strade di San Ferdinando ricordavano quelli della rivolta di Rosarno nel 2010. Non siamo animali, siamo esseri umani. La ribellione al capitale nasce proprio dal fatto che questa società è antiumana, perché per vivere i proletari devono vendere la propria forza lavoro a qualsiasi condizione. Lo vediamo non solo per gli emigranti, ma anche gli italiani, se vogliamo fare delle distinzioni che non vanno bene, perché Marx diceva proletari di tutto il mondo unitevi. Però devo dire, anche gli italiani ormai siamo arrivati a neanche un euro all'ora dei call center, ne abbiamo parlato tempo fa, no? Un euro all'ora per fare il call center. Nella piana di Gioia Tauro abbiamo l'esempio più nitido di sfruttamento, ma il lavoro in generale si sta configurando come una moderna schiavitù. Il quotidiano La Stampa del 12 giugno del 2018, La Stampa non è certo comunista, scrivendo delle condizioni di lavoro a cui sono costrette le nuove generazioni, afferma, e questa è La Stampa, non chissà quale giornale, la mutua è una parola che non rientra nel vocabolario dei tuoi diritti. Se non lavori non vieni pagato. Dove volevi andare in vacanza quest'anno? Programmare la tua vita diventa pressoché impossibile. La parola d'ordine di oggi è flessibilità, nel senso che ti devi letteralmente piegare a qualsiasi richiesta, a qualsiasi ora, a qualsiasi prezzo. La flessibilità ha senso unico che non si rispecchia in un investimento per il futuro, una nobiltà che sta sfasciando in nuove forme, sta sfociando in nuove forme di schiavitù. Ecco che cos'è la produzione che ci dà il ritmo della vita. No, dovrebbe essere il contrario: la produzione è al servizio della vita, al servizio dell'umanità, al servizio della specie, non viceversa. E sappiamo cosa vuol dire sottomettersi ai ritmi della produzione, ai ritmi non soltanto quantitativi, ma anche ai ritmi lavorativi. Si lavora di notte, di giorno, di feste, in qualsiasi situazione, e quindi la nostra vita dobbiamo adeguarla al modo di produzione. Io vengo da una vecchia tradizione e anche da una grossa fabbrica, dove una volta si lottava e si diceva proprio che non deve essere la fabbrica che dà il ritmo alla vita, ma viceversa. Oggi siamo tornati molto indietro. Ma sentite, a proposito dei nuovi schiavi, cosa dice un articolo il 4 aprile del New York Times. Il titolo è, io non sono tanto bravo in inglese, ma l'ho tradotto, quando i migranti vengono trattati come schiavi. E dice questo il giornale: nell'impiego dei migranti come forza lavoro sottopagata nelle carceri americane, la maggior parte dei detenuti immigrati è costretta a lavorare per una paga di un dollaro al giorno. L'unico servizio svolto dal personale esterno è quello di guardiania armata, mentre tutto il resto, dalla preparazione del cibo alla manutenzione degli stabili, è svolto dai prigionieri. Questo significa che se negli USA non ci fossero arresti di massa, così come avviene oggi,
verrebbe eliminato un business da miliardi di dollari. Come abbiamo scritto, detto in altre parti, il mercato dell'immigrazione è simile a quello della disoccupazione. Dai centri per l'impiego agli enti bilaterali, ai corsi di formazione gestiti dal sindacato o da altri organismi, importanti flussi di valore vengono dirottati verso reti di interesse assolutamente parassitarie. E questo dei corsi di formazione ci sarebbe da dire molto, no? Dove i soldi vengono non dati a chi ha bisogno del lavoro, ma vengono fatti a chi ha già lavoro, e per formare altri lavoratori che poi non troveranno mai lavoro con questi corsi di formazione. Ma attenzione, noi parliamo di questo articolo è del 4 aprile dell'Inghilterra, ma l'ultima proposta fatta dal ministro Di Maio per il reddito di cittadinanza è quello di lavorare gratis 8 ore alla settimana per i comuni. Era più o meno la stessa cosa, quindi siamo arrivati a lavorare gratis, non più nemmeno uno dei presupposti del capitalismo, no? A lavoro corrisponde un salario, cioè vendi tra virgolette la tua capacità lavorativa per un salario che ti permette poi di reintegrare la tua forza lavoro ed essere pronto per produrre il giorno successivo. Però c'è un'altra contraddizione, che più forza lavoro è disponibile e più c'è concorrenza fra di essa, dove più concorrenza fa diminuire il salario, diminuendo il salario diminuiscono anche i consumi, e quindi torniamo alla solita contraddizione della sovracapacità produttiva per il mercato, perché è la crisi che stiamo vivendo, è la crisi del capitale, non perché non produce, ma perché la valorizzazione, cioè il valore, esiste per il capitale solo se riesce a vendere i prodotti che gli schiavi salariati hanno creato. Se non li vende, non ha un ritorno di valore, per cui rimangono lì invenduti, e chi avrebbe bisogno di quei prodotti non li può acquistare perché non ha soldi. Altro punto è il razzismo e l'immigrazione, no? Sono due cose che vanno di pari passo. L'ONU ha lanciato l'allarme: sono milioni gli esseri umani che si muovono per questioni legate alla fame, alla miseria, alla guerra. Secondo l'organismo dei rifugiati degli migranti, i rifugiati che sono fuggiti dai loro paesi per sfuggire ai conflitti e alle persecuzioni rappresentano 25,4 milioni dei 68,5 milioni, parliamo sempre di milioni, di persone sradicate, un aumento del 2,9 milioni dal 2016 e anche il più grande aumento mai registrato. Qui, qua si parla di milioni, non di poche migliaia di persone, di milioni, per cui gli immigranti non si fermeranno nemmeno con sparandogli addosso se non si cambia la situazione. Così come è un'utopia quella di Salvini, Orban, Trump, Le Pen ed Erdogan, che è il vincitore poi delle elezioni di ieri, bloccare i flussi migratori innalzando muri o chiudere le frontiere. Così è un'utopia voler eliminare la precarietà dilagante con un apposito decreto oppure con un accordo fra le parti. Non sono le leggi a produrre la precarietà e non sono le leggi che la possono eliminare. Sono le contraddizioni del capitale che vanno eliminate. Non è che con una legge si possono creare posti di lavoro, il PIL parte, no? E via dicendo. No, sono le contraddizioni del capitale. Se non si riesce a vendere la merce, nessuno ti assumerà.
I sinistri, no, adesso si indignano per la chiusura dei porti italiani, ma nessuno si preoccupava quando al governo c'era il PD, che apriva campi di letteralmente concentramento in Libia, dove si praticavano stupri e torture in accordo col governo di Fayez al-Sarraj. Comunque il fenomeno migratorio non è una questione che va affrontata emotivamente. Tale processo va di pari passo con la crisi dei rapporti capitalistici e il collasso degli stati. Massimo Riva, nell'articolo I migranti e la lotta di classe su Repubblica del 19 giugno, si spinge ad affermare che le migrazioni porteranno a smuovimenti sociali. E cosa dice di preciso? Indicare al migrante il nemico assoluto è funzionale al mascheramento delle crescenti disuguaglianze domestiche. Il successo di questa operazione, tuttavia, resta insidiato da una contraddizione alla lunga insanabile. Per un problema che ha natura e dimensioni sovranazionali, non potrà mai arrivare una soluzione intergovernativa da parte delle fortezze nazionali chiuse in se stesse. Cioè, cosa vuol dire? Il tentativo è quello di incanalare il nostro malcontento, le nostre, di ultimi, no? Le nostre perdite di welfare, eccetera, no? Sul problema degli immigranti. Sono loro la causa di tutto. Per cui ci stanno dividendo, no, in questo modo. La crescita dei partiti e formazioni politiche dichiaratamente nazisti è strettamente legata alla miseria crescente e alla guerra tra poveri che ne consegue. L'ondata xenofoba colpisce l'Europa, ma anche come gli Stati Uniti. Donald Trump ha vinto le elezioni grazie alla promessa di costruire un muro al confine col Messico, con annessa speculazione di qualche milione di immigranti. Lo stesso schema si è ripetuto con la vittoria della destra in Austria e con il successo dei partiti populisti nel resto dell'Unione. Tra USA e Messico esistono già oltre 1.000 chilometri di muro. Tra Turchia e Siria ne è stato costruito 764 chilometri, così come il filo spinato impedisce il passaggio dei profughi a Melilla, al confine tra il Marocco e Spagna, ma anche l'Ungheria ha tirato filo spinato per impedire ai migranti che passino nel loro territorio. Detto questo, sappiamo che sia passare non è la polarizzazione di classe, allora a prevalere è la guerra tra poveri. Siccome sarà sempre di meno il valore da distribuire della società, certe garanzie salteranno e caos e guerra civile aumenteranno. L'arma della concorrenza tra proletari è sempre stata utilizzata dalla borghesia, sia per scopi economici che soprattutto per scopi economici, scusate, che soprattutto per evitare la solidarietà di masse. Ma il capitale, unificato a livello internazionale, le condizioni materiali dei senza riserve, unifica anche le loro condizioni per la rivoluzione. L'unico muro, quindi, che ai proletari serve è quello di classe, una barriera che impedisca il contagio di ideologie nemiche. E in questo senso è importante rimarcare una cosa fondamentale: i pacifisti, i buonisti vorrebbero un capitalismo senza le brutture che esso stesso produce. I democratici, gli stessi che hanno foraggiato e amministrato i lager in Libia fino all'altro ieri, oggi criticano il governo di Maio Salvini e sfilano nelle manifestazioni hashtag porti aperti o sull'onda della vicenda Aquarius o Lifeline. Voglio concludere ormai perché il tempo mio è scaduto con questa riflessione. Noi, o tutto il popolo del welfare che crede, no, in questo aiuto di Stato, no, nello Stato sociale, che va ricordato, è stato strappato da lotte di classe, ma soprattutto nel boom economico, no, è sostanzialmente convinto che un nuovo welfare possa non
nascere o nutrirsi, quindi questo popolo dei Guelfi possa nutrirsi con A, una lotta contro i costi e gli effetti della migrazione, B, una riduzione fiscale, C, un sostegno al reddito attraverso il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo perso il welfare dei decenni precedenti perché ci sono troppi migranti, troppe tasse, troppo reddito di cittadinanza, e adesso, senza agire sulle entrate ma ampliando le uscite, ne avanzeremo per una nuova fase di welfare. Sospetto che questa cosa non funzioni. A voi che mi ascoltate, una riflessione su questo. Arrivederci e ci vediamo fra 15 giorni. Ciao.